Io vorrei partire con il chiederle un'opinione riguardo un'impressione che ho avuto guardando Fai Bisogni. Nelle cui pieghe ho letto non solo la storia di Massimo, e non solo il punto di vista di Massimo, ma in qualche modo un controcampo impossibile attraverso un punto di vista di una persona che non c'è più, il punto di vista della madre di Massimo. È un'impressione errata oppure c'è stato questo tentativo? C'è sicuramente una scena che è di controcampo, come dice lei, che è l'ultima scena, cioè è come se in quest'ultima scena la madre diventasse protagonista, perché è tutto dal suo punto di vista. Nelle altre scene lo è, però addirittura quando Massimo dorme, però è come se il primo sguardo, che non è quello più importante, fosse sempre di attenzione al destino di questo bambino. E quando la mamma muore, stiamo su di lui, che sente l'urlo del padre, che corre, che chiede, che poi si dimentica, si ricorda. Sicuramente la mamma è protagonista nell'ultima scena. Sicuramente. Questo rende il suo film anche un film per dei genitori, cioè un film sui genitori e non solo su un figlio, o è soltanto un caso, diciamo così? Sulla madre, il racconto della madre non è soltanto. Si potrebbe fare un altro film sulla madre, nel senso che non è che in qualche modo accenna il romanzo, che non è soltanto la sua morte e il mistero di questa morte, che si svela solo alla fine, ma è questa donna che è proprio una domanda che io ho fatto direttamente a Massimo, perché non era chiaro nel libro, a me non sembrava che prima del matrimonio era una ragazza molto, molto allegra, le piaceva ballare, tra l'altro c'è un episodio che in un primo tempo avevamo voluto mettere nel film, ma che poi sempre per ragioni di tempo più che di produzione è stato tolto, cioè ad un certo punto in una certa balera Gianni Agnelli le chiede di ballare e lei manco si rende conto. Tutti dicono: ma non sai chi fosse? Ma lei no, non, e cantava, forse chissà, voleva magari fare la cantante, insomma, era dei sogni normali, ecco. E poi si sposa, ma anche nel libro, cioè forse che lei si fosse innamorata in modo più sconvolgente di un altro, non che sia stato un matrimonio di interesse, però poi si sposa, decide di essere una moglie e una madre perfetta. Quindi, prima della malattia, ci potrebbe essere tutto un risvolto di una depressione latente. Che poi poteva innestarsi anche col fatto di cui parla spesso Gramellini, che lei non, che è una metafora interessante, che lei non sopportava il dolore fisico. Lui non sopporta il dolore della perdita della madre, che è un po' il tema del libro e del film. E quindi si deve nascondere, e quindi si deve inventare un fantasma che lo assista, e quindi deve progressivamente diminuire
l'intensità dei suoi affetti verso tutti gli altri. Ecco. Quindi ci sono tutta una serie di relazioni interessanti, ma che ripeto. Senta, lei prima ha parlato appunto del finale del film. A me ha colpito molto come in qualche modo si può leggere quelle immagini finali in maniera speculare al finale di Buongiorno Notte. È un finale che racconta un sogno impossibile dove, laddove c'era un'apertura, qui c'è una chiusura dentro un ricordo. Sì, beh, anche in Buongiorno Notte è una fantasia che era mia, ma forse colpì perché in qualche modo molti si sono riconosciuti in quella fantasia lì. Questa è una storia privata, ma certo non è solo il ricordo di un gioco, ma è ancora forse un'eterna nostalgia di stare vicino alla propria madre in quel nascondiglio che lui aveva usato tanto spesso per giocare con la madre, perché anche questo è una scena che è stata che è completamente spiazzata rispetto al romanzo, in cui però appunto lui parla della madre che insieme ad un'amica gli fece questo scherzo di non farsi trovare. E questo, dice Gramellini, lo aveva angosciato, ecco. Questo sì, sì, ci può essere una relazione. Ma là appunto su Buongiorno Notte è come se diverse persone avessero fatto lo stesso sogno che poi noi abbiamo messo nel film.